Buongiorno, grazie di avermi invitato a questo convegno che mi sembra sia stato presentato già in maniera egregia, quindi tutto il mio discorso iniziale lo salto a piè pari, ma cerco anch'io di condividere qualche immagine che avevo preparato. Ecco, dunque, io volevo parlarvi un pochino. Diciamo di riprendere il discorso, forse un po' che prima di me, rovesciando un momento la prospettiva. Io sono una neuropsichiatra infantile di formazione, mi sono occupata ultimamente molto del rapporto fra l'essere umano e la natura, in una chiave ovviamente tinta dalla mia formazione, insomma, quindi molto il rapporto al benessere e alla salute dell'essere umano. Allora, volevo quindi parlarvi un po' di questo rapporto. Avevo intitolato il mio intervento Noi e l'albero in tempo di crisi, evoluzione di un rapporto vitale. Il primo aspetto forse da esaminare è proprio questo rapporto e quanto è vitale, perché effettivamente, come nella conclusione del professore prima, che ha parlato prima di me, sono un pochino accantonati questi nostri vicini verdi. Nella nostra ottica, nella nostra prospettiva, effettivamente in questo momento in particolare parliamo molto di biodiversità, di sostenibilità, di quanto è bello abbracciare gli alberi. La sostanza è un pochino diversa. Può quindi stupire che io parli di un rapporto vitale. C'è questo rapporto, effettivamente ci sono ancora dei legami e sono così importanti e incisivi per noi, in particolare per il nostro benessere, per la nostra salute? Ecco, in poche parole sì. Quanto sia solido e reale questo legame tutt'oggi, per quanto inconsapevole e inconscio, ce lo dicono degli esempi che io amo portare, degli esempi in cui delle offese estreme a del verde, che è sentito come proprio, come vicino, come elemento identitario, scatenano delle reazioni emotive di massa che sono un pochino il termometro di quanto questo legame ci sia. Per esempio, cito sempre l'esempio delle sommosse scoppiate qualche anno fa a Istanbul, quando sono stati abbattuti gli alberi di uno dei po pochi parchi cittadini. Adesso ovviamente c'era un retroscena politico, è una situazione molto molto difficile e questo non si nasconde, ma che la scintilla fosse un'aggressione, diciamo, del verde urbano in una città molto molto popolosa in cui di verde ce n'è poco, è abbastanza significativo dell'intensità e della forza, malgrado tutto, di questo rapporto con il verde. Altri esempi ce ne sono diversi. A tutt'oggi, in questo momento di profonda crisi, diciamo, la fame di verde e di spazi aperti e preferibilmente naturali, ce la illustra molto, titoli che possiamo vedere non appena ci sono dei minimi, ci sono stati nella clausura precedente, dei minimi allentamenti delle restrizioni ai movimenti, la fame di verde, le persone che si riversano ai parchi, l'incremento del giardinaggio e anche il fatto che alla fine, in qualche modo, sia una sorpresa, fa titolo nei giornali, anche questo è abbastanza significativo. Ma di quanto sia vitale questo rapporto, alla fine ce lo dice molto anche il fatto che alberi, verde, natura e la nostra esperienza di essi, la quota di verde nelle nostre vite, ha un effetto abbastanza concreto e solido e reale su, sì, anche guardando soltanto l'aspetto della nostra salute fisica e psicologica. Si accumulano da tempo i dati su questo, ma abbiamo studi con metodologie molto diverse, studi epidemiologici, per esempio. Prendo sempre l'esempio di uno studio che è stato fatto in Olanda, ormai conclusosi un decennio fa,
in cui hanno seguito una fetta consistente della popolazione per tutto l'arco della loro vita. E la quota di verde, tra virgolette, nella vita delle persone aveva un significativo impatto sulla durata della vita stessa e un certo grado di protezione anche, o al contrario di vulnerabilità nei confronti di determinate malattie fisiche e mentali. Viceversa, per riportare un esempio che è anche legato al discorso precedente del professor Montecchi, la deprivazione, la brusca deprivazione di un. Esatto. L'ho chiesto a Francesco, ma non mi risponde. La brusca deprivazione di verde può avere degli effetti molto, molto concreti e drastici sulla nostra salute. C'era stato fatto uno studio a un certo punto, uno dei tanti parassiti che purtroppo viaggiano, come ci è stato spiegato prima, a un certo punto è sbarcato negli Stati Uniti un parassita che ha devastato la copertura verde di sobborghi e di città, si chiamava l'Emerald Ash Borer, è un piccolo insetto che si ciba di. Insomma, questo ha prodotto una specie di esperimento naturale per cui in tempi brevissimi una quota consistente della popolazione che era abituata a vivere con tot verde intorno si è trovata senza questo verde. Questo è stato incrociato con dei dati di salute pubblica di queste varie regioni. E anche qui si è visto un drammatico effetto sulla mortalità e sull'incidenza di certe determinate malattie. Perché noi cambiamo, quando entriamo in un parco, quando entriamo in un giardino, ci succedono cose che, e anche questo la dice lunga su quanto biologicamente, fisiologicamente, psichicamente l'essere umano è ancora regolato e tarato sugli input e gli stimoli di un ambiente naturale. Noi cambiamo e cambiamo essenzialmente in un senso di una generale riarmonizzazione e regolarizzazione di funzioni metaboliche, funzioni fisiologiche e del funzionamento mentale. Questo è un aspetto che è stato studiato in maniera abbastanza dettagliata in Giappone, dove delle pratiche di terapia forestale in qualche modo, che vengono banalizzate in Occidente col termine bagno di bosco, ma insomma c'è in realtà una pratica che ha molte più sfaccettature, molto più complessa di quanto la presentiamo da noi. E questi studi hanno permesso di vedere dei effetti abbastanza immediati e diretti su aspetti quali la nostra frequenza cardiaca, la pressione, quindi in certo senso il regolare funzionamento del sistema nervoso autonomo e, cosa che ci interessa più nello specifico, sul funzionamento mentale. Ecco, qui vorrei arrivare a questo punto alla crisi che ci caratterizza in questo momento, perché certamente quando dico crisi, viene immediatamente la pandemia che stiamo vivendo in questo momento. E questa crisi è effettivamente una crisi che da una parte nasce, se vogliamo, da un profondo disturbo del rapporto con la natura. E ci spinge anche a migliorare questo rapporto. Un esempio particolare viene proprio dall'ambito che mi caratterizza, dall'ambito della psichiatria e delle problematiche psicologiche e mentali. Quindi, visto che sono qui in quanto neuropsichiatra infantile che si interessa di rapporto con la natura, e degli effetti del rapporto con alberi verde natura sul nostro equilibrio psichico, volevo esaminare questa crisi in cui navighiamo ormai da moltissimi mesi, nella chiave leggendola come un evento di vita traumatico. Questo è assolutamente possibile, quello che si chiama in psichiatria un life event negativo, più che un evento sta cominciando a diventare
una cosa molto più duratura nel tempo, però direi che i parametri ci sono. Perché cosa succede? Succede che da un momento all'altro ci sono piombate addosso tutta una serie di restrizioni, di limitazioni, di sovvertimento di abitudini, di sovvertimento di cambiamenti imposti dall'esterno o imposti da un nostro cambio di mentalità, la paura, l'ansia e così via, insomma, che hanno minato alla base o spazzato via tutta una serie di quelli che potremmo chiamare i pilastri attorno a cui costruiamo e sosteniamo la nostra vita psichica. In questo chiaramente ci sono tutti i parametri per poter considerare quello che sta succedendo globalmente nel nostro paese come un life event traumatico, e come tutti i life event traumatici sono situazioni di fortissima sollecitazione, fortissima tensione e stress per tutto il sistema organismo, in particolare il sistema psichico. E a tutto questo ovviamente consegue una serie di segni e sintomi. Non sto a contare la quantità di articoli scientifici che sono usciti sulle tipiche patologie da lockdown, sul grosso incremento di sintomatologie e di disagio psicologico. Non vorrei fare una lista un po' noiosa, ma andiamo da sindromi conclamate di tipo depressivo, di disturbi ansiosi, tutti la gamma possibile delle varie alienazioni sociali. Troviamo singole manifestazioni come insonnia, irritabilità, tutto il quadro dei disturbi d'attenzione, una cosa che siamo abituati a pensare come tipicamente infantile, in realtà riguarda tutta la popolazione. In questo momento è assolutamente dilagante la difficoltà a concentrarsi su un compito, la tendenza a passare dall'uno all'altro, le difficoltà nel pensiero razionale e ancora più, se vogliamo, nel problem solving, cioè la capacità di pensiero strategico per cercare di trovare delle soluzioni ai problemi. Questo è un grosso handicap in un momento in cui dovremmo riflettere a come uscirne e a cosa fare. Le emozioni che viviamo, la rabbia, frustrazione, si alternano a tristezza, apatia, sono tutte cose che sono stanno diventando un instant classic nella psichiatria del lockdown. E questo come si collega al discorso sul nostro rapportarci con il verde? In questo diciamo che la crisi ci offre, se vogliamo, anche una spinta verso un ripensare il nostro rapporto e soprattutto rientrare in una quotidianità, in un'intimità che abbiamo perso da moltissimo tempo con alberi verdi e giardini. E ci offre in questa chiave psichiatrica, uno strumento per affrontare il problema. Dovete sapere che gli alberi, i verdi, i giardini, i paesaggi in particolare naturali, ma insomma con una certa armonia e bellezza, i parchi, i boschi, sono considerati nel mio particolare ambito di specialità dei ambienti eminentemente rigeneranti. Allora, quando dico rigenerante è un aggettivo che può sembrare molto, molto banale, ma lo è dal punto di vista psichiatrico, lo è letteralmente. Le condizioni che ho descritto prima di lockdown, il problema diciamo di questo fortissimo stress al sistema psiche, a tutto quello su cui si appoggiavano i nostri descrittivi di personalità, la nostra vita ordinaria, tutte quelle cose che ci aiutano normalmente a tenere insieme il nostro io e ad andare avanti e ad affrontare le difficoltà che ci presenta la vita, sono fortemente sollecitate da una situazione di forte crisi come quella che stiamo vivendo. Fortemente sollecitate fino, se vogliamo, al logorio, alla usura. Si parla in certi modelli della malattia psichica, del funzionamento psichico, si parla di mental fatigue, esaurimento mentale, non in un senso
così comune, ma letteralmente esaurimento delle funzioni mentali che sollecitate continuamente per far fronte a difficoltà oltre il normale, a un certo punto non ce la fanno più. Ma chi dice esaurimento, logorio, dice, prevede la possibilità che ci sia una rigenerazione, un rifornimento, e questo rifornimento può venire dall'ambiente, l'ambiente che più in assoluto ha questo potere rigenerante è l'ambiente che contiene elementi naturali viventi, alberi, verde, giardini, boschi e così via. Quando vi dicevo che entrare in un bosco, entrare in un giardino ci cambia, è una cosa che è stata constatata in studi decennali, insomma studi su campioni di persone che venivano portate in giardini e poi portate in situazioni diverse, venivano misurate una serie di parametri fisiologici che non ci interessa, ma soprattutto neurofisiologici e di funzionamento del cervello. C'è una azione molto quasi immediata e che rimane stabile, più rimane più dura il contatto col verde, più stabile poi rimane nel tempo questo effetto, c'è un'azione di, se vogliamo, ribilanciamento dell'attività cerebrale. Le aree del cervello, questo lo vediamo adesso con l'imaging, ma era una cosa che era stata possibile constatare anche con altre tecniche prima di avere gli strumenti che abbiamo adesso, adesso è stato corroborato. Praticamente le aree che sono colpite da una iperattività dovuta appunto all'ipersollecitazione del momento di crisi si acquietano, e solo vedere un albero ci calma, ci rasserena. Viceversa, aree profonde del cervello vengono riattivate, ne risulta un stato di, se vogliamo, di quiete, di veglia rilassata, che è tipico e che è quello che permette a questi ambienti, a questi habitat, di avere questo effetto effettivamente terapeutico. Questo è una cosa che ci riguarda molto da vicino, ed è anche una cosa che è abbastanza, uno strumento che è abbastanza semplice per noi sfruttare e utilizzare, sarebbe prezioso. Ci dà un'arma in più, solo che ci urtiamo contro un piccolo problema, ed è per l'appunto quello che menzionava il professor Montecchio prima, e cioè il, in qualche modo il nostro ambientalismo di facciata, la cesura che c'è e che purtroppo ci colpisce da prima di questa crisi. Per cui il mondo naturale alla fine è un simpatico sfondo di cui non crediamo davvero che ci possa incidere sulla nostra salute nel modo in cui però effettivamente fa. La crisi ci spinge a un'evoluzione di questo rapporto, ci spinge, ci obbliga in qualche modo, sta a noi essere capaci di cogliere il momento e di agire. Insomma, questo convegno già ce la dice. Ci dà delle molte ragioni di ottimismo. Io volevo prendere un fatto, insomma, di cui sentiamo molto parlare in questi giorni per concludere il mio intervento, e cioè parlare del problema della scuola. La scuola in questo momento, ne leggiamo sui giornali tutti i giorni, si apre, si chiude, è essenziale tenere aperte le scuole, i bambini non possono seguire le lezioni al chiuso, mettiamo i banchi con le rotelle, non li mettiamo, facciamoli venire a fasi alterne, che vengano, che non vengano, insomma, di tutti i colori. Non ho mai sentito, se non come iniziative isolate di singole scuole o singoli insegnanti, in genere anche spesso poi castigati da gerarchia o da il comune, cose di questo genere, non ho mai sentito di tentativi di includere delle esperienze, ormai anche quelle abbastanza collaudate, che sono le esperienze di didattica nel verde o di scuola nel bosco, per
affrontare questo problema della necessità assolutamente legittima di poter offrire a bambini e ragazzi una scuola che non sia semplicemente su uno schermo. Vedete io stessa il genere di difficoltà che ho avuto nel intervenire. La prima volta intervengo a un convegno online, temo di aver fatto un pochino di confusione, posso immaginare che è una cosa che dei bambini che devono seguire delle lezioni online, un professore che la deve preparare, insomma, sovverte completamente, cambia completamente il tipo di esperienza. È necessario che ci sia un contatto. Ora, perché la didattica nel verde non è stata inclusa in questo discorso? Questo dice qualcosa su un po' sulla miopia persistente, su una specie di scotomizzazione per cui delle soluzioni che tirino dentro il nostro rapporto sotterraneo col mondo naturale, per qualche motivo sono necessariamente nulle, minimizzate, futilità. Sì, l'albero è bello, ma insomma in realtà non ci serve davvero. Dall'albero viene la soluzione a moltissimi dei nostri problemi, se solo sapremo vedere con degli occhi diversi, con gli occhi e con lo sguardo che si merita di ricevere. Ecco, io credo dovremmo andare oltre questo daltonismo ambientale, mi sembra anch'io di contribuire al molto parlare e spero però di offrire uno stimolo anche al fare. Credo che in quanto a, appunto, la confusione di cui parlavo prima mi sono abbastanza dilungata, vi ringrazio molto della vostra pazienza.